regia. Grazie. Che grazie. Bello averla qui, grazie. Grazie. Il suo pubblico. Grazie, siete la mia forza, grazie. Il suo pubblico. Grazie. Grazie. Grazie, io la stimo moltissimo, la seguo da sempre. Grazie, Brignani. Brignano. Brignano con la O. Vabbè, non mi perdoni perché nel nostro lavoro l'importanza di una vocale è vero? Una volta è la dizione veramente. Sì. Gianluca, no, Enrico. Sì. Enrico, lei mi ha detto che mi segue sempre, mi sa che va bene. Enrico. Va bene, ma non importa, perché allora ricordiamo al gentile pubblico che sì. Noi siamo comunque su Rai 2, quindi certo. È una TV culturale di approfondimento. Allora, però prima di iniziare, no? Sì. Ecco, ci vuol dire cosa sta facendo adesso, signora Costa? Ma sì, guardi, io mi sto preparando per una performance di teatro danza in cui sì. Io interpreto un'aquila affamata in volo sulle rive del Po. Un'aquila affamata sì. Sulle rive del Po. Sì. Quindi teatro come attore sono abbastanza curioso, cioè un'aquila affamata sì. Sulle rive del Po. Sì. E come si fa? Come si farebbe? Vuole vedere un piccolo assaggio? Sì, un piccolo assaggio, se si può. Sì, ci prepariamo, attenzione. Oddio, che continuo. No, c'è bastato questo assaggio, l'avete visto, no? La TV. Ecco, questa è la TV che ci piace, questa TV culturale pregna proprio. Io ho visto tutto, ho visto anche il Po, l'ho sentito il Po. E questa performance piace al pubblico? No, piace alla critica. La critica, ecco, sì. È vero. Sì. Noi del teatro sperimentale non siamo molto interessati al pubblico. Ah, no? No, devo dire che anche il pubblico non è molto interessato a noi. Ah, devo ecco. Dire, sì. È un peccato, perché pensavo invece ci fosse una dialettica. No. Vabbè, ma parliamo di noi. Noi sì. L'abbiamo chiamata apposta, lei ha detto che aveva un'idea in redazione. Ecco, cosa farà questa sera? Ma noi... Col suo aiuto. Certamente, no? Io sono qui faremo a sua disposizione. Una scena, un classico sì. Del cinema mondiale, no? Parliamo della scena finale di Via col Vento. Via col Vento, sì. Pensate, questa è la TV che ci piace, no? La TV di cultura, quella pregna. Ecco, noi faremo, pensate, quella scena, no? In cui Red Butler, no? Sì, giusto? Esatto. Lascia Rossella O'Hara sì. Che lo supplica di restare, è vero? Ecco. Sì, esatto, ma Red non l'ascolta e va via, e lasciandola va via. In lacrime. In lacrime, sì. Bene. Allora, maestro, se può trovare una musica adatta alla scena, perché noi siamo Rai 2, no? Noi siamo la televisione pregna, ecco, la televisione culturale che ci piace. Maestro, una musica, Lucia, sì, sì. Lei è pronta? Sì, aspetti che entro in Rossella. Sì. Lei entra in Red? In che senso entro? No, certo. Scusi, che metodo usa lei? Ah, il metodo, no? Perché lei sì. Ha detto entra in Red, pensavo, siccome siamo una TV culturale, la TV quella pregna, che allora pensavo... No, il metodo Stanislavski. Usa l'impersonificazione, l'immedesimazione. Guardi, io ho un metodo mio, però va bene, faccia pure lei il suo metodo di medimesizione totale. Vai, perfetto, prego. Allora io sì. Entro in Rossella. Sì. Madonna, però, mamma mia. Permesso? Sì. Sono entrata. Sì. Sì. Devo entrare io? Sì. Sì. Provo. So io, apri. Ah, anch'io sono entrato. Red. Sì. Red, dove vai? Vado a Charleston. Torno a casa mia. Ti prego, portami con te. No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo? No,
so solo che ti amo. Questa è la tua disgrazia. Buonasera, sono Ryder. Scusa. Cercavo Lucia Costa. Ma chi è? Scusa. Scusi, regia, aspetta, taglia, tagliamo per favore. Scusi. Ma chi è questo qua? Ma chi ci ha mandato? I tecnici, scusi, ma lei che fa? Entra in bicicletta in scena, ma stiamo facendo una scena drammatica. Lei è entrata nel metodo di percezione totale, io, Drin, sono entrato, lei entra così. Guardi, non ho capito niente, io devo consegnare una gorgonzola e funghi. Ma come una gorgonzola? Ma un minimo di rispetto, ma qui stiamo facendo il metodo Stanislavski e un stiamo recitando. State recitando. Stiamo recitando, che fa? Ride, che fa? Ride, ma chi è lei, scusi? Ma che fa? I commenti? Stiamo recitando, beh? Vabbè, facciamo che state recitando. No, facciamo, noi stiamo recitando. È che io c'ho una pizza qui che si sta raffreddando, insomma. Lei è Lucia? Ma secondo lei io sono Lucia? Io sono Lucia? Io sono Lucia? Ma che stai... Guardi dall'altra parte, lei è Lucia? No? No, io in questo momento sono Rossella. Che è un'altra, sì. È perché io cercavo Lucia, però, capito? Allora, guardi, se può aspettare un attimo, io la chiamo. Sono qua, aspetto. Sì, sono Lucia. Ah, salve Lucia, ecco, opa. Lucia, dicevo prima Rossella, sì. No, che c'ho la pizza. Sì. Che è pazzesco, cioè... Entrata, okay. Uscita, due persone... Lei ha usato il metodo Stanislavski? Ha notato. L'ho detto prima. Sì. Lei, sì. Lei conosce il metodo Stanislavski? Beh, insomma, lo conosco, però, perché il metodo lo insegno io. Se posa lei la pizza... Insegna? Senta, lei insegna? Sì, sì. Però se lascia sta pizza e se ne va, la lasci là da una parte, faccia la sua consegna, buonasera. Noi stiamo lavorando, siamo la TV. Perché anch'io sto lavorando, sta lavorando che cosa? Perché cioè, cosa fa? Denigra la categoria? Perché lei fa televisione più importante di me, allora... No, non ho detto questo. Io ho detto soltanto che noi siamo TV2, Rai 2, pregna, noi siamo sì. La pregna, la cosa, lei viene qui, stiamo facendo... Mi scusi, stia sì. Buono lì, bene, Gianluca Brignani. Che solo che stavo allora, cercando di... scusi un attimo, in che senso lei insegna Stanislavski? Perché io faccio il lavoro del Rai, sì. Non lo faccio sì. Così a tempo perso, sì, ma tempo io ho studiato... Sì. Ho studiato prima a Los Angeles, sì, poi sì. Dopo mi sono spostato a New York, sono andato all'Acto Studio, ho fatto sì, sei anni lì, l'acto però studio. Dopo me ne sono andato perché ho litigato sì. Col coso, col piccolino, il fenomeno, sì. Quello faceva tutto lui, con Al Pacino ho litigato io. Ah, lei ha litigato con Al Pacino? Sì, sì. Ma di che l'hanno cacciata dall'Acto Studio? Continui, la prego, che mi sono non detto, l'ascolti. No, mi sono detto sì. Praticamente che io dovevo viaggiare, dovevo conoscere, ho voluto lavorare con tutti i più grandi registi, della, sì, sì. Del mondo diciamo. Oh, sì, e allora via sì, sono andato sì, in Cina sì. Da Zhao Hang, ho lavorato per favore e poi via subito in Svezia sono andato con Gunnar Johansson. Ma che sta di ma che nomi sì. Gunnar Johansson, ma cocchi giocano questi perché ho iniziato a fare il mio progetto il grande sì, progetto quello di fare l'Amleto in tutte le lingue del mondo. Ma falla finita ma secondo, sì, allora sì, scusi sì. Lucia Rossella, secondo lei crede a questo qua che consegna il gorgonzola e funghi che fa l'Amleto in ma cinese? Guarda, faccio sentire, fa un piccolo estratto, faccio il monologo dell'essere o non essere, quello famoso. Sì, vabbè, l'essere non essere, sì. Tu hai cento, O non tu hai cento, Chiunque sia, Questo è quello... Adesso vado in Svezia. Ho la pelle d'oca. Mi sposto in Svezia adesso, sì. Attenzione, con permesso. Blåskott, vlaeg. Un tonco, blåskott, vlaeg, intesgös, mörbred. Questo è piaciuto. Ma che sta di? Ma senta, abbiamo finito con sta pantomima, l'abbiamo finita per favore. No, è venuto a portare la pizza. Faccia la cortesia, sì. Consegna la pizza, la lasci in camerino e se ne vada. Ma io poi sì, però lo faccio anche per Brignani, lei. Brignani, per favore. No, l'ho detto anche posto. Prima, sì. Allora, io guardi, sarei onorata se non le dispiace, se lei si fermasse qui, ci desse magari qualche consiglio. Certo, ma guardi, io consiglio a lei cosa posso dare perfetta, perché il problema viene dall'altra parte, lì che c'è il dramma. Quale altra parte? Che fa il critico? Si mette a fare che è? Senta, se vuole restare, si metta lì zitto da una parte, perché i professionisti siamo noi, e magari se sta da una parte impara anche qualcosa. Sono impara. Qua, io controllo intanto. Sì, controlla. Ecco. Controlla. Poi ciao grande, adesso sentiamo come recita per il fenomeno. Sentiamo, per favore, stia là. Ma chi è questo qua? Ma lei l'ha presa la pizza con la funghi e con... Sì, aspetti che... So io... Ah. Allora, io, mannaggia, mi ha fatto... Io avevo detto, cerco la pace, vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità. Giusto? L'avevo detto questa qua? Musica, per favore. Allora, su. Allora,
cerco la pace, vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo. Vabbè, allora se si può fare così vale tutto. Cioè, una roba... Si sentivano abbaiare i cani in fondo. Per favore, ma che fa? Commenta, lei critica, commenta. Ma chi è? Scusi, lei chi ce l'ha mannata? Ma scusi un attimo, ho sentito recitare la signorina, cioè brividi, vertigini, proprio un senso di pienezza. Grazie. Della vita. Problema? Ma lei veramente recita così, fa la parte diretta? È io recito, certo, io siamo su Rai 2, io sono il coso di punta della cosa. Ma perché, come lo dovrei fare? Che dovrei fare? Secondo forza. Lei, qual è il problema? Ma secondo me manca la chimica totalmente, ma non per colpa sua, cosa qua è. Manca un po' di chimica. Ma quale chimica? Quale chimica? Mi faccia il favore, ci lasci in santa pace, perché la chimica... Ha ragione, guarda. Lui, diamogli retta. Ha battuto, beh, bella, battuto. Però ha fatto... Diamogli retta. Vabbè, diamogli retta, dai, forza, dai. Sentiamo il fenomeno arrivato. Dai, volentieri, dai, allora. Lo straniamo, vediamo, sto qua, dai, forza. Il grande fai partire attore, la musica, vediamo. Maestro, che sì, io parto adesso. Che parte, parte, vada, faccia vedere che il grande attore. Ti prego, portami con te. No, io ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Mamma mia. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità o di dolcezza. Tu sai cosa intendo? Come? Viene da piangere, vero? Insomma, è l'emozione questa. No. Sì, si deve lasciare andare. So solo che ti amo. Anch'io. Facciamo un bacio. Dai, vai. No, scusate. Un attimo. Sto cercando di entrare nel suo personaggio. Per favore, siamo sempre una... Basta, per favore. Rossella, Lucia, come si chiama? Aspetti un attimo, no? Allora, innanzitutto siamo su Rai 2, una TV culturale pregna di... va bene, questo l'abbiamo detto. Ma i due personaggi non si baciano. Rossella e Rette, no, non si baciano. Lui va via, dice le parole e va via. E lei dice, domani è un altro giorno. Non si baciano i personaggi. E che vuol dire la citazione? Ma scusate, allora, se voi vi baciate, io che faccio qui? A bella statuina, sto così a... Se non c'è niente da fare, guarda, prendi la borsa, vedi quello su da fianco, c'è Giovanni Floris, porti il kebab, c'è dentro il kebab, glielo porti, vai. Che devo fare io? Porti il kebab a Giovanni Floris. Ma secondo lei, adesso io prendo questo e vado da Giovanni Floris qui accanto a consegnare il kebab, io. Ma io so Brignano, so a bello, io so Brignano, vado lì, ma quello mi riconosce, no? Ma che figura ci faccio io, scusa? Beh, francamente, io me ne infischio. C'ho un attimo, dai, vieni qua, ma io me ne vado. Basta! Voi ci avete preso gusto, eh! Alessandro Betti e Marta Zoboli! Grazie! Abbiamo fatto uno scherzo al pubblico! Abbiamo fatto uno scherzo, grazie veramente ragazzi, grazie a Marta, grazie per essere stata qui con noi in queste 7 puntate e grazie soprattutto ad Ale per essere tornato a trovarci, grazie ancora, grazie, sei stato veramente gentile. Io ho accettato subito appena ho saputo che c'era la possibilità di limonare con Marta, bene, quindi grazie Gianluca, davvero è stato un piacere, grandissimo. Ci sta tutto. No, grazie. Ti ringrazio, sì, Enrico. Figurati. No, veramente, perché mi hai dato questa possibilità. Io sono stata contentissima, mi sono divertita molto. Se è possibile faccio un ringraziamento molto veloce volentieri. A tutto... Dai, abbiamo poco tempo, insomma, ma facciamo tutti quelli che hanno lavorato nel programma. Certamente. Ringrazio subito Sergio alla regia, ringrazio tutto il gruppo di autori. Bene. Da Luciano a Riccardo a Stefano, a Manuela, Ale. Ringrazio la produzione, ringrazio Patrizia, Martina, Jacopo, che io bullizzo ogni volta, tutti. Ma è fantastico. Diciamo tutti, grazie dai. Jacopo. Okay. Grazie Consuelo, grazie Martina, ringrazio il trucco e parrucco che mi mette sempre Maria, Silvia, grazie a Pannocchia che ricorda tutte le mie battute, grazie, scusatemi, grazie ai cameraman, alle luci, grazie mille a Gianfranco che mi ha dato quel passaggio a Stazione Tiburtina, grazie Jennifer, grazie Samantha, grazie Irene, grazie Pino, grazie Ale.
Maestro, maestro Andrea Perrozzi, grazie. Ale, grazie. Sì, ringrazio anche il signore, guarda. Grazie al signore coi muscoli che tiene la telecamera. Grazie, sei fantastico. Grazie.